Ora, per aprire il tema dell'ultima partita stagionale degli Azzurri, ci colleghiamo telefonicamente con un calciatore che in realtà non avrebbe bisogno di molte presentazioni, ex calciatore di Napoli e Sampdoria, Alessandro Renica. Sì, Buonasera, buonasera Alessandro, benvenuto da buonasera. Azzurri. Alessandro Renica, che personalmente ritengo uno dei migliori difensori della storia del Napoli. Subito una domanda per la prossima partita appunto del Napoli. Sampdoria-Napoli, come vede questa partita? Una Sampdoria caricata a mille, il Napoli potrà, che resistenza opporrà? Ma i giochi sembrano fatti, ma credo che Napoli cercherà di fare la sua partita onesta per cercare di contrastare la Sampdoria, che tra l'altro nelle ultime partite una striscia di risultati importanti, impressionanti contro grandi squadre. Quindi credo che la Sampdoria, vedendo l'obiettivo Champions League a portata di mano, abbia i favori dei pronostici, però il Napoli comunque è una grande squadra, su questo non ci piove. Bene, no, io permettetemi di salutare Sandro, sono Carlo Giuliano, come va la vita? Carlo! Cavoli, non avevo capito! No, allora, Insomma, bene, hai nostalgia di Napoli? bene. Sì, Sei nostalgia di malcontento? Napoli, città bellissima, ma anche di tutti voi, e poi dopodiché anche di quei tempi, se mi Tu permetti, sai che però. quegli anni sono scolpiti nella memoria di tutti i napoletani, naturalmente, e resta scolpito soprattutto un tuo gol decisivo, che poi ti costò tanto anche come condizione fisica, che segnasti alla Juventus e che valse per noi il 3-2 da un 2-0 iniziale che sembrava insormontabile. Ogni tanto te lo sogni? La mitica Coppa UEFA. Ma quando voglio mettermi di buon umore sicuramente, no? Ma, però voglio dire, io mi auguro che questo Napoli riesca a dare quelle emozioni che tutti noi insieme, compreso te Carlo che facevi il tuo bel Grazie, lavoro, siamo riusciti a dare al popolo napoletano. Quindi questo è il mio augurio perché sentir parlare sempre di quei periodi, per carità è bellissimo e tutto, però farebbe piacere. bisogna essere senza dubbio, ma era inevitabile ricordare una Sì, immagine che no, non c'è resta legata a dubbio. te e a quell'anno che poi si concluse con quella straordinaria vittoria. Sicuramente, Adesso ti sicuramente. passo a Vincenzo Letizia, che ti vuole chiedere qualcos'altro di recente. Alessandro, il discorso è questo. Insomma, qualche anno fa, insomma, c'erano i difensori italiani che erano i più bravi del mondo, no? Tu stesso sei stato probabilmente uno dei più grandi liberi della storia. Com'è questa crisi di difensori? Che sta succedendo, Alessandro? No, non direi, no, anche perché insomma noi tendiamo sempre a deprezzarsi, anche perché poi alla fine mi verrebbe da dire che i campioni del mondo sono insomma l'Italia, fino a prova contraria, quindi Questo è vero. voglio dire. E poi dopodiché, per carità, l'Inter sì, è formata da tanti giocatori stranieri, comunque un club che arriva alla finale di Champions League, insomma, voglio dire. No, sono cicli, sono casualità, voglio dire, però insomma la scuola dei difensori italiani la ritengo forse la migliore del mondo, perché io credo che in Italia ci sia un movimento calcistico di allenatori anche molto preparato, che sa insegnare molto bene ai difensori sia il comportamento nell'uno contro uno, sia anche il discorso di leggere le situazioni e sia di essere forti fisicamente, insomma tutte quelle componenti che ci vogliono per potersi esprimere a un certo livello. E anche direi che tecnicamente i nostri difensori non sono male. Qual è tra i Quindi giovani difensori io non ce la quello? vedo questa crisi, insomma. Sì. Alessandro, qual è tra i giovani difensori quello che ti piace di più, insomma? O quello che si avvicina maggiormente alle tue caratteristiche? Non so, un Bonucci, fammi qualche altro nome. Sì, io direi che la coppia adesso come emergenti, come giovani, la coppia del Bari, cos'è, Ranocchia e Bonucci, sono sicuramente due ragazzi molto interessanti, però a me piace molto anche il Cannavaro di Napoli, vero? Perché è un signor difensore, è un giocatore che è migliorato molto, è un giocatore che per me meriterebbe anche di andare in nazionale per quello che vedo, perché sicuramente ha dimostrato di essere un grande professionista ma anche un gran giocatore.
ha tutto per far bene, quindi penso che Lippi poi lo terrà in considerazione, insomma. Ecco, un'ultima domanda, Alessandro. Tornando anche alle vittorie di Coppa, che cosa ci vuole per andare avanti in Coppa UEFA, visto che ne sa qualcosa? Allora, ci vuole una grande squadra, intanto con dei grandi giocatori, su questo non ci piove. Un pizzico di fortuna e poi, sì, beh, anche un pizzico di fortuna, perché poi il calcio vive di episodi, voglio dire, basta che, non so, vi ricordate l'anno scorso il Barcellona contro il Chelsea, che ha fatto gol al 94esimo con Iniesta, no? E poi ha vinto la Coppa dei Campioni, no? Quindi bisogna tenere in considerazione tutte queste cose. È veramente un'impresa riuscire a vincere una Coppa, perché, ripeto, basta un niente per uscire, quindi ci vuole un po' di tutto, principalmente ovviamente la bravura dei giocatori, la compattezza della società, la compattezza dell'ambiente e, ripeto, un pizzico di fortuna. Anche penso un organico anche ampio come alternative, no? Beh, ampio non sono d'accordo, perché ampio vuol dire che se per caso si fanno male dei giocatori importanti tu devi avere i ricambi, ma sì. Se tu hai giocatori che fortunatamente non si fanno male, non c'è bisogno neanche di avere un organico ampio, ci vorrebbe un organico giusto, giusto non ampio. Per il numero di partite da affrontare, cioè. Eh no, poi bisogna avere anche fortuna che non ti si facciano male i giocatori importanti, perché io, se faccio un'analisi così di questo campionato, vedi che il Milan a un certo punto avrebbe potuto vincere il campionato, ma nel momento in cui, secondo me, ti si fanno male i giocatori importanti, perché una squadra è composta comunque da rosa ai 22 con 11 che vanno in campo, però ce ne sono 3-4 che sono la spina dorsale di una squadra. E solitamente ce n'è uno per reparto, difesa, centrocampo, il portiere ovviamente e l'attaccante, e quando vengono a mancare uno, due o tre giocatori di questi, tu puoi perdere il tram che ti porta poi a poter vincere lo scudetto. Credo che il Milan, ecco, per farne un esempio, sia stata vittima di questa situazione nel momento in cui sembrava che potesse anche potesse essere una delle candidate alla vittoria dello scudetto. Va benissimo, grazie Alessandro Renica. Un grande abbraccio, Carlo. Ciao Carlo, ciao, saluto a te e famiglia, ciao. Grazie anche a te, ciao.